brutto forte. E questo penso di poterlo dire senza offenderti, no? Sì. Ti andrebbe di aiutarmi con Shakespeare? Avrei bisogno di ripassare le battute, mi piacerebbe farlo con te. Certo, tanto io sono quello che ha solo studiato. Quello che non sa dare un calcio a un pallone, che la palla a mano non sa nemmeno che cosa sia. Che quando va al mare si imbarazza a mettersi in costume, che in discoteca si vergogna perché si sente un orso. Ecco chi sono. Una riserva, un imperfetto, un solitario numero primo. Allora ti andrebbe di aiutarmi? Ti aiuto, ti aiuto. Sono Laura Del Fiore, volevo parlare con Marco. Beh, mi può fare la gentilezza di lasciargli un messaggio? Voglio solo dirgli che accetto la sua proposta e vengo con lui a Sorrento. Grazie, gentilissima. Bene, stasera lo dico anche a Paolo. Lea, perché fai così? 3 anni a Londra, una donna libera, in carriera, senza figli, a dirigere la pagina di moda di una delle riviste più importanti del pianeta. La tua grande occasione. Sì, ma mi vogliono la prossima settimana, ora o mai più. Dio, quanto adoro quando nella vita stai all'angolo con le spalle al muro. Sì, con la benda sugli occhi, le manette ai polsi, non è una pratica sessuale, mai. A te l'astinenza ti fa proprio male, qui si tratta di lavoro, capisci? Lavoro. Lea, adesso tu dammi un'unica, valida, logica ragione per cui non dovresti andare. Non ho capito, lascia stare. Hai parlato con Ermanno? No, non voglio che sappia niente. Questa cosa non deve uscire da qui, chiaro? Ho capito, però mi devi spiegare come fa uno come Ermanno a impedirti di prendere una decisione di questo genere. Un'arancia sul tavolo, il tuo vestito sul tappeto e nel mio letto, tu. Dolce presente del presente, freschezza della notte, calore della mia vita. Prevert. Rispolverato per l'occasione perché, amore mio, oggi sono 2 mesi che stiamo insieme. No. Sì, come no? No! No, Ermanno, no! No, 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 non puoi fare così! No! No! Le rose rosse le piante non erano gialle, ma le rose rosse passione, quelle gialle le decline dell'infelicità. Ma forse non è Prevert, e certo perché Prevert sta prima di Manet. Prevert, Manet, Monet, Chagall, Robespierre è contemporaneo, Bublé canta, Trezeguet gioca e rimane. Avresti mai pensato di commuoverti davanti a una serra? Quando l'ho vista quasi mi è venuto un infarto. Le nostre orchidee sono salve. Al calduccio, belle di papà. Ecco, a proposito, hai presente quanti cartellini ancora dobbiamo piantare? Più o meno 500? Ho fatto un calcolo approssimativo. Se noi ci mettessimo qui a non fare nient'altro per le prossime 24 ore, comunque per domani non ce la facciamo. Beh, da soli forse no. Ma con una squadra altamente qualificata, dalla manualità elegante e dallo sguardo acuto e brillante. Quando il mister chiama, i ragazzi rispondono. Finalmente oggi arriva Young. Sto cucinando apposta per lui. Curry cook. Sì, zuppa di coda di manzo. Pare che ne vadano pazzi. Non è meglio se chiamo la mamma? Anche se io non riesco più a trovare il telefono, mi sa che l'ho lasciato in redazione. Questo è come... Devo comprare quei cosi, quei reggibacchetta. Sai, quelli sono in tutti i ristoranti cinesi. Adesso dove li metto questi qui? Sì, tesoro, ma è sempre un bambino, non è mica uno dell'ufficio di igiene. Deve essere tutto perfetto, capisci? È una prova. Tu sei proprio sicura che mangi la coda di manzo bollita? No, perché vive qui in Italia da 2 anni, magari mangia cose più normali. Allora forse devo fare un kung lao cook, oppure uno shikinki cook. Però quello c'ha gli spinaci, mi hanno detto che i bambini la verdura non... Stai. Guardami. Respira. Oh. Va tutto bene, tesoro. È tutto perfetto. Questa casa è perfetta, la tua famiglia è perfetta, tu sei perfetta, Giulio è perfetto, va tutto bene. Devi stare più tranquilla. Sei proprio sicura che non vuoi che chiami la mamma? La prossima volta. Adesso facciamo che gli presento Biancaneve e Crudelia de Mon. Ce la teniamo un secondo momento. Oddio, eccomi. Ecco. Come sto? Io? Sì. Ciao. 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 Ciao, Young, tesoro. Ben arrivato a casa. Casa. Bacio. Sì. Lei è tua zia Laura, la sorella di tua madre Stefania. Anche il bacito, sì.
però non si somigliano per niente. C'è Sandrino, non puoi evitarlo. Non ho nessuna voglia di sentire i suoi commenti idioti. Beh, allora mettiti dei tappi alle orecchie o pensa a un piano molto velocemente. Sì. Ma molto velocemente. Martina, scusa. Solo per necessità, non metterti in testa strane idee. Neanche se fossi l'ultimo uomo sulla faccia della terra. Oh, ciao Emma, Come sta la caviglia? Molto meglio, grazie. Ci hai messo la pomata che ti ho detto, io la uso da anni. E poi si sa, quando uno fa tanta attività fisica, uno corre dei rischi. Evidentemente ne faccio troppo poco. Ma che problema c'è? Si vede che tu sei uno sportivo, più per sport sedentari, diciamo così, però... Sì. Ciao Leopà, Ciao bello. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Scusa, com'è che ti ha chiamato? Leopà. Sono giorni che lo chiama così e lui si incazza da morire. Ma chi è sto Leopà? Leopardi, Giacomo Leopardi, chi vuoi che sia. Uno sfigato perdente come me. Senti, io non gli scrivo niente, però quando vado in palestra qualcosa gli devo dire, per forza. Oh, ma certo vanno assortito proprio bene a te, Leopardi, ma che ne so io? Ammazza che coglioni, Martina, cosa ti ho chiesto? Una! Giacomo Leopardi, sfigato perdente come me. In su la vetta... Oddio, lui! ...della torre antica... Leopardi! ...passero solitario alla campagna cantando mai, finché non muore il giorno. Non ti calda allegria, schivi gli spassi. Ohimè, quanto somiglia al tuo costume, lo mio. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo, del tuo costume non ti dorrai. Che di me stesso, che di quest'anni mei, ai, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Aiuto! Ciao Laura, sono Marco. Ti ho cercato sul cellulare e in redazione, ma non sono riuscito a trovarti. Lo sapevo che alla fine ti saresti convinta. Avevo già prenotato l'albergo. Ti avverto, non sarà una passeggiata. 3 giorni a Sorrento con Monsieur l'editore metterebbero a dura prova chiunque. Ma sono sicuro che tu sarai brillante e fantastica, come sempre. Questa volta ci sarò io con te. Non temere. Stai serena. Ciao. Vedi, Yang, la tua cameretta è lontana da quella delle gemelle perché loro non sono sempre così tranquille come adesso. Sono piccoline e qualche volta piangono. Io sono abituato. Noi eravamo tanti. Metto i tappi. Ah, lo vedi ora che non siamo soli a usarli? Chi è? E questi sono dei manga giapponesi. Non li conosci? No, io conosco Harry Potter. Harry Potter? A te ti piace? Oh, guarda, tantissimo. E tu lo sai che piace anche una bambina che ha l'età tua? Si chiama Nina, è mia figlia, tua cuginetta. E dov'è adesso Nina? Nina è a scuola, però non vede l'ora di conoscerti, sai? Mamma, mamma. Amore, hai fatto un brutto sogno? Il bambino cinese già a Capodanno sei intorno a casa sua. No, amore, Yang intanto è un bambino coreano. Non è un bambino qualsiasi, il tuo cuginetto te l'ho già detto. Non si arriva così all'improvviso, eppure sotto le feste. Almeno le gemelle hanno avvertito. Quello invece sta per invadere il mio territorio in silenzio. E che cavolo. E poi c'è Emanuele, e Cristina, Paolo, e nonno Mario e nonna Clelia. No, tanto ormai quando vicino a Clelia fanno così. Quanti anni hanno loro? Amore, questa è una domanda che soprattutto a nonna Clelia mi direi di fare. Eccoci qui! Cari Cook! E poi Kung Namul Cook e Chai Cook Getsup Nida, che significa buon appetito! Grazie! Non ci sono le patate fritte? Non mi pare che nel curry cook ci vadano le patate, però posso controllare. Ma amore, Yang, tu conosci il Kong Namul Cook? No. Curry cook? Io scommetto però che conosci benissimo un bel hamburger con le patatine fritte. Con il ketchup. Che sì, zia Laura, te le preparo subito. Sì, anche a te, Giulietto. Steffi, lo vuoi anche tu?